Passiamo all'oggetto numero 5, chiarimenti riguardanti le tempistiche di aggiornamento della cartografia regionale delle aree non idonee, il recepimento dei nuovi parametri di quell'articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 199/2021, come assimilato dal regolamento regionale numero 4 del 12/7/2022. Interroga il consigliere Castellari, risponde l'assessore Morroni. Prego, consigliere Castellari. Grazie, vicepresidente. L'interrogazione in oggetto chiede per l'appunto chiarimenti relativamente alle tempistiche di aggiornamento della cartografia regionale per le aree non idonee. Parliamo di un argomento che in questi ultimi anni è stato un protagonista importante e sotto alcuni punti di vista anche un po' ingombrante delle nostre vite. Il costo dell'energia, come anche quello del metano, ha avuto delle variazioni alquanto importanti nell'ultimo anno, anche a fronte poi della guerra che c'è stata in Ucraina, che comunque non è l'argomento dell'interrogazione. Il prezzo unico nazionale, che tra l'altro è consultabile dal sito del gestore dei mercati energetici, ha subito delle variazioni consistenti. Basti pensare che è passato dallo 0,12 euro a kilowattora nel 2021 a 0,30 euro a kilowattora nel 2022, quindi in pratica triplicato. Queste variazioni non hanno impatto solamente sulla vita dei residenti della nostra regione. Basti pensare che le bollette hanno una bolletta media rispetto all'anno precedente è aumentata del 108%, ma ha anche impatto su quello che sono le imprese del nostro territorio, dove lì il discorso è un pochino più complesso perché il costo dell'energia è una voce importante del prezzo delle nostre imprese, che poi logicamente ha anche impatto sulla competitività e sull'utile di impresa. Viene fuori quindi un'importante necessità, che è quella di prima di tutto tutelare il prezzo dell'energia e tutelarlo il tempo possibile. Entra quindi in gioco tutto quello che è il concetto dell'autoconsumo collettivo, l'autoconsumo individuale e le comunità energetiche. A fronte di questo la Regione si impegnò già con il regolamento regionale 7 del 2011 che per l'appunto disciplinava quelle che erano le procedure per le procedure amministrative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e tra l'altro riportava quelli che erano i criteri di individuazione delle aree non idonee e i siti non idonei. Quindi l'articolo 7 del presente regolamento regionale 7/2011 regola per l'appunto quali sono i criteri delle aree non idonee, facendo riferimento a quello che era l'allegato C dello stesso regolamento, che specificava a seconda della tipologia di impianto, specifica ancora perché è ancora in vigore, a seconda della tipologia di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, comunque quindi alternativa a quella che è la fonte fossile, dei relativi parametri di individuazione di queste aree. L'articolo 9 stesso, poi del regolamento regionale 2007-2011, riportava e impegnava anche la regione a realizzare queste cartografie, che poi effettivamente sono state fatte. Logicamente la normativa in merito a quello che è la necessità energetica in generale e l'argomento per l'appunto dell'energia nel suo complesso, dal 2011 ad oggi ha avuto dei cambiamenti importanti, anche l'approccio poi delle persone relativamente a questo. Infatti, oltre che la normativa stessa nazionale ha subito degli importanti cambiamenti, infatti il decreto 28/2011 è stato poi sostituito da questo decreto, il decreto 199/2021, che regola principalmente la materia a livello nazionale e anche alle direttive europee, tra l'altro l'ultima, la RED 2. E a fronte proprio di questo, la Regione Umbria in questa legislatura ha apportato delle modifiche e delle integrazioni al regolamento regionale 7 del 2011 con il regolamento regionale 4 del 2022. Questo regolamento ha portato anche oltre che una serie di chiarimenti e modifiche relativamente all'individuazione della superficie dell'appezzamento per gli impianti anche fotovoltaici e l'utilizzazione, la percentuale di utilizzazione delle superfici, rispecifica nuovamente quelli che sono i requisiti per l'individuazione delle aree non idonee, implementando quelli che erano i requisiti riportati nell'allegato C del regolamento regionale 7 con l'articolo 6 del regolamento regionale 4/2022, che integra il precedente regolamento inserendo l'articolo 6 bis, che riporta, oltre che far riferimento all'allegato C del regolamento regionale 7, anche i criteri riportati all'articolo 20,8 del decreto legislativo 199/2021. Quindi, a fronte di questo, interrogo proprio la Giunta per sapere, avere appunto chiarimenti sulle tempistiche riguardanti a questo aggiornamento di queste tavole, di questa cartografia relativamente ai nuovi requisiti aggiuntivi all'allegato C dell'articolo 20,8. Grazie.
Grazie consigliere Castellari. La risposta l'assessore Morroni. Sì, grazie vicepresidente. Consigliere Castellari, regolamento regionale 4 del 2022 di integrazione e modifica del regolamento regionale 7 del 2011 è stato aggiornato sulla base di una precisa scelta politica volta sia a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma coniugando tale esigenza con altre esigenze ugualmente degne di grande attenzione, di rigorosa attenzione da parte dell'esecutivo, vale a dire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché un'attenzione forte e decisa anche alle esigenze connesse allo sviluppo industriale del nostro tessuto economico e produttivo. Tale aggiornamento si è concentrato sulla sorgente solare, quindi impianti fotovoltaici a terra, tenendo anche conto della limitatezza del settore eolico nell'attuale paniere energetico regionale. L'evoluzione normativa nazionale in atto, anche mediante la recente approvazione della legge 41 del 23 aprile 23, è tale da sconsigliare in questo momento qualsiasi intervento sulla fonte regolamentare regionale. Eventuali ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 del 2022 contenenti l'aggiornamento dell'individuazione delle aree idonee e l'aggiornamento delle aree non idonee potranno essere adottate solo a valle dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dei decreti attuativi contenenti le linee guida per l'individuazione delle aree idonee in conformità a quanto è stato disposto dall'articolo 20,4 del decreto legislativo 199 del 2021. Premesso quanto sopra, in merito al primo quesito, si specifica che l'articolo 20,8 del decreto legislativo 199 del 2021 tratta delle aree idonee temporaneamente individuate dalle regioni, nel senso che la loro individuazione resta valida fino all'emanazione dei decreti a cui accennavo poco fa, la cui adozione è in ritardo, è abbondantemente in ritardo, siamo oltre un anno rispetto a quella che era la previsione normativa. Nelle more, il Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti sta procedendo a recepire le modifiche normative introdotte dalla legge del 21 aprile di quest'anno, la numero 41, la quale modifica la lettera C4 del citato articolo 20,8 del decreto legislativo 199 del 2021, ciò comportando una diversa previsione di sfruttamento delle aree industriali. In merito al secondo quesito, da lei posto si evidenzia che la cartografia con l'individuazione delle aree idonee e non idonee è stata approvata in allegato al documento preliminare del piano energetico ambientale regionale ed è disponibile e scaricabile dalla specifica sezione del sito regionale. Grazie. Grazie assessore. La replica al consigliere Castellari. Grazie vicepresidente. L'interrogazione in questione, volevo solo precisare, nasce proprio dal fatto che sono venute fuori delle problematiche non solo dagli investitori del settore rinnovabili, ma anche dai professionisti del settore e anche poi dai tecnici dei comuni, che trovano proprio difficoltà nel dare poi risposte a chi viene nei loro uffici e chiede se quell'area è idonea o meno. Ecco. Quindi ringrazio comunque per l'interrogazione. Grazie. Ricominciamo dall'oggetto numero 1. Estensione del periodo di validità del farmaco antivirale Paxlovid. Interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Coletto. Prego consigliere Mancini. Assessore, buongiorno. Grazie vicepresidente. Parliamo di farmaci, tema sempre molto attento nell'opinione pubblica, e parliamo di estensione del periodo di validità del farmaco antivirale Paxlovid e della loro estensione del periodo di validità. Quindi ricordato, assessore, che il farmaco Paxlovid contiene due principi attivi, il nirmatrelvir e il ritonavir, in due compresse diverse, che è un medicinale antivirale utilizzato per il trattamento degli adulti con Covid-19 e che non necessitano di ossigenazione supplementare, posto che poi l'ossigenazione si è rilevata essere anche sbagliata.
lo dicevano da mesi tanti medici, oggi ne abbiamo le prove. Vista la nota del 22 febbraio 2023 con il quale Pfizer ha comunicato l'estensione del periodo di validità di Paxlovid, compressa nei vestiti in film con la dicitura Nirmatrelvir 150 mg e Ritonavir 100 mg. Considerato che nella medesima nota si precisa che se le confezioni di Paxlovid hanno una data di scadenza superata, questo non significa che il periodo sia da considerarsi prodotto. Infatti, il 24 gennaio 2023, l'Agenzia Europea dei Medicinali, EMA, ha approvato un nuovo periodo di validità per il Paxlovid, estendendolo da 18 mesi a 2 anni, quindi di fatto 6 mesi in più. Ricordato che secondo Pfizer questo significa che le confezioni che riportano sulla scatola e sul blister una data di scadenza compresa tra novembre 22 e novembre 23 restano valide per un periodo più lungo rispetto alla data di scadenza stampata. Considerato che la nuova data di scadenza non può essere determinata attraverso l'identificazione dello specifico numero di lotto riportato nella medesima nota di Pfizer, è ricordato infine che la giurisprudenza, assessore, su questa cosa è la seconda volta che io pongo all'attenzione dell'Aula, che più volte la giurisprudenza ha affermato che il medicinale scaduto è presunto guasto a tutti gli effetti penali. La sentenza della Cassazione, sezione 1, 18-12-72, quella del 10-5-1973 e del 27-3-1980. Quindi ci sono tre, diciamo, sentenze ben chiare che dicono che un farmaco la cui data di scadenza è passata è definito per legge guasto. Quindi non vendibile, non utilizzabile, non applicabile, non somministrabile. Tutto ciò premesso e considerato, quindi assessore, si interroga la Giunta Generale per sapere quante confezioni di Paxlovid, con i dosaggi che prima ho citato, compresse, a cui è applicabile l'estensione del periodo di validità indicato in narrativa, sono nella disponibilità del Sistema Sanitario Regionale, alla data di presentazione della presente interrogazione, qual è il costo unitario di ciascuna confezione, questa data, la data quindi il 22/3/2023, quindi la domanda è indietro di circa 2 mesi e mezzo/3. Grazie. Grazie consigliere Mancini, la risposta all'assessore Coletto. Grazie Presidente. Con l'interrogazione appunto si chiede quante siano le confezioni di Paxlovid in compresse a cui è applicabile l'estensione del periodo di validità, che sono nella disponibilità del Sistema Sanitario Regionale, e quale sia il costo unitario di queste confezioni. Di seguito c'è una tabella dove si riportano appunto i dati richiesti aggiornati al 5 giugno 2023, a cui, a fronte alla visione, sono state riportate a fianco le date aggiornate nel documento sopracitato. Chiaramente l'identificazione di questi farmaci avviene per lotti. Lotto GN4596, ne abbiamo 1658 confezioni, la data stampata di scadenza è l'aprile del 2023, la data aggiornata è gennaio 2024. Il lotto FX0257 ne abbiamo 70 confezioni, la data stampata di scadenza è 12 del 2022, cioè dicembre 2022, la data aggiornata di scadenza è settembre 2023. Il lotto GC0763 ne abbiamo 8 confezioni, la data stampata di scadenza è febbraio 2023, la data aggiornata in ottobre del 2023. Il lotto FY4411, ne abbiamo 2 confezioni, la data stampata è del gennaio 2023, la giornata di scadenza è l'agosto 2023. Il lotto GM3798, ne abbiamo 3095 confezioni, la data stampata è novembre 2023, la data di scadenza aggiornata è gennaio 2024.
Non siamo a conoscenza del costo unitario delle confezioni, in quanto il farmaco è stato fornito direttamente alle regioni dalla struttura governativa denominata Unità per il completamento della campagna vaccinale per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Lo stesso consigliere Mancini, il 21 marzo 2023, ha già inoltrato una richiesta di accesso agli atti sull'argomento in oggetto, di cui per praticità si riporta di seguito la risposta. Con la mail del 24 febbraio 2023, la dirigente delle professioni sanitarie, farmacista ufficio 3 coordinamento USMAF, direzione generale della prevenzione e sanità del Ministero della Salute, dottoressa Gambarelli, ha comunicato ai referenti regionali quanto segue. Con la mail di seguito riportata sono stati informati i destinatari delle consegne del farmaco in oggetto. La presente per informare in merito, oltre alla modifica delle condizioni di conservazione, anche all'estensione del periodo di validità di Paxlovid compresse. Nuovo periodo di validità è stato esteso da 18 mesi a 24 mesi, cioè 2 anni, poiché la confezione di Paxlovid è composta da compresse di Nirmatrelvir e compresse di Ritonavir, che possono avere diverse date di produzione. La data di scadenza non può essere calcolata aggiungendo 6 mesi alla data di scadenza stampata sulla confezione, ma deve essere determinata attraverso l'identificazione dello specifico numero di lotto riportato nella tabella di cui sopra. Inoltre sono state modificate anche le condizioni di conservazione. La frase precedentemente riportata nel foglietto illustrativo, non conservare a temperatura superiore a 25 gradi centigradi, non refrigerare o congelare, è stata modificata come segue: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. In data 1 marzo 2023, il responsabile della sezione assistenza farmaceutica integrativa e protesica della Direzione regionale Salute e Welfare, dottoressa Rossi, ha provveduto a inoltrare la suddetta comunicazione ai servizi farmaceutici delle aziende sanitarie regionali e alle associazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate. Quindi da questo si deduce che è partito tutto dall'Agenzia Nazionale per i Farmaci, quindi dall'AIFA, che l'aggiornamento parte appunto da questa agenzia nazionale che dipende direttamente dal governo, e quindi AIFA ha dato delle direttive che sono state concordate evidentemente con Pfizer per il farmaco suddetto. Grazie. Grazie Assessore, la replica al Consigliere Mancini. Io Assessore, siamo in Italia, quindi oggi possiamo ricordare un uomo straordinario che era Silvio Berlusconi, ed questo mondo dell'Italia mi ha qualche volta sempre stupefatto per come vanno certe cose, però lei ha detto una frase significativa, mi permetta Assessore. Io le chiedo il costo unitario. Lei giustamente scrive al Ministero e le dice non c'è costo perché è gratuito. Ma non funziona così. Io in effetti il costo non si trova, il costo di questo farmaco, che è un mistero. Bellissima sta cosa. Tra l'altro è bellissimo, lo sapranno i medici che magari quando controllano i carrelli delle terapie, che se arriva in asse e c'è un prodotto farmacologico, ma anche la fisiologica con la data di scadenza superata, succede il finimondo, no? Però nell'era della pandemia, di quella che è stata una religione, si può prorogare la scadenza di un farmaco al di là delle sentenze della Cassazione 3. Si può domandare quanto costa, ma i cittadini non lo devono sapere. E eventualmente adesso, come ho fatto ovviamente con i vaccini Covid-19, fra 3 mesi le domanderò quante le buttiamo via e non sapremo, i cittadini contribuenti, quanto abbiamo speso. Perché in effetti è vero, Assessore, non si trovano i prezzi, è un mistero. Quanto costa? È gratuito. No, sì, però non è che la Pfizer ce l'ha regalato, no? Quindi presuppongo che queste 6.000 confezioni, non so da quante pillole,
e quindi non so quant'è la posologia per un trattamento, anche quelle probabilmente finiranno dove abbiamo mandato le 500.000 dosi in eccesso di vaccino. Quindi la domanda è, ma noi a livello di politica regionale, ma quindi mi rivolgo a lei, no? Possiamo accettare una richiesta per cui un farmaco ci viene detto che non è conoscibile il costo? Perché dopodiché il cittadino può fare 5 euro, 2.000, 800, non lo so. Quindi io penso che io le rifarò ovviamente una nuova richiesta, per cui ovviamente io voglio sapere quanto costano, perché non li pagano i bilanci questi farmaci della la nostra regione come in altre regioni, ma li pagano gli italiani. E se li pagano gli italiani è giusto sapere quante costano. Quindi magari, siccome in passato, e sarà un oggetto di ulteriore interrogazione, assessore, la nostra regione aveva scritto ad AIFA dicendo che la vaccinazione sugli soggetti anziani non producevano anticorpi, l'ha detto fuori dal coro e ho la mail. Quindi noi la nostra parte l'abbiamo fatto, assessore, bisogna fare quel pezzetto in più per dare verità ai cittadini, sia dal punto di vista della salute, sia dal punto di vista anche di risorse economiche, no? Perché è evidente che se tu devi prorogare vuol dire che forse ce l'andate troppe, assessore, faccio così, cioè 6.000 scatole, no? Perché devo prorogare? Magari ne produco delle nuove. Questa è la domanda, perché ne ho prodotte così tante e perché alle regioni gliele ho date così tante e devo prorogare? E dov'è la documentazione scientifica che avvalora quel farmaco oltre le sue qualità, oltre la sua scadenza? Questa è la domanda. Ci dicono di andare sul sito dell'EMA, che molte volte è scritto in inglese. Quindi la domanda è, ai medici di famiglia, come possono erogare la prestazione di un farmaco su cui in confezione c'è scritto una data e sono passati 3 mesi?